Eccomi, buongiorno, buongiorno, mancano pochi minuti per le 13, ci mettiamo proprio qui dietro il comune di Cosenza, tolgo la mascherina perché non c'è nessuno e sono proprio alle spalle, c'è il comune di Cosenza. Perché il comune di Cosenza? E questo vale per tanti amici in Italia e all'estero, dietro il comune di Cosenza. Perché è una vergogna quella che sta avvenendo in questa città. Vi do tre numeri importanti in questa città, tre numeri importanti di nulla facenti, di vagabondi e di persone che non hanno né arte e né parte per fare il consigliere comunale. 869 candidati al comune di Cosenza, 869. Ecco, vorrei capire che cosa fanno nella vita tutti questi che hanno interesse su 65.000 abitanti che è la città di Cosenza, su 40.000 elettori, quindi 869 persone candidate al consiglio di Cosenza e 40.000 sono gli elettori. Un comune che è in dissesto, in default, si candida tutta questa gente. Quali sono gli interessi, amici italiani, amici che ci seguite in Italia e all'estero? Perché si candida tutta questa gente? Non è la sola città in Italia che ci sono questi numeri sproporzionati. Li ripeto, voglio un motivo da parte vostra, perché c'è da impazzire in una Calabria che è all'anno zero. Un comune in default, attenzione, 869 candidati al comune di Cosenza, 65.000 abitanti, votanti, 40.000, cioè uno ogni quattro votanti. È una cosa indegna, una cosa che non merita questa città e le persone per bene che ci sono a Cosenza. A voi, amici di Cosenza, presentate la scheda elettorale in prefettura e lamentatevi in merito al 40% del caro bolletta e alla situazione degradante della politica italiana. A voi, uscite gli attributi, rompete le catene, svegliate le coscienze e non state dietro ai compari, alle solite cinque famiglie che comandano questa città. Buona fortuna!